Beh, questo lavoro è un lavoro che sarà in grado di rilanciare Rimini all'insegna della sostenibilità, dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento sismico del nostro patrimonio edilizio. Coglie, anticipa quelli che sono i trend del momento. Penso al bonus 110, penso al bonus facciate, penso a tutto quello di cui si sta parlando anche col Piano Nazionale di Resilienza e al Recovery Fund. È uno strumento che si insedia in quello che è già la pianificazione urbanistica del nostro territorio, quindi al lavoro che in questi 10 anni è stato fatto in termini di piano strutturale comunale, in termini quindi di nuova pianificazione, di nuove progettualità della città. È uno strumento che aveva anche anticipato, se vogliamo, e vi citerò qualche brevissimo esempio, delle esigenze che poi, ahimè, con la pandemia sono sulla nostra pelle quotidianamente. Avevamo previsto, per esempio, già nel RUE, quindi adesso è approvato da ieri sera, la possibilità, per esempio, non solo di avere condomini più efficienti, ma condomini anche che diano spazi, tra virgolette, gratuiti per le biciclette, quindi incentivi per avere androni dove poter avere spazi per la mobilità sostenibile, così come ricariche per le auto elettriche, ma anche spazi condivisi per poter fare co-working o per avere delle palestre di condominio o per avere spazi dove far giocare magari i nostri figli nei nostri condomini. E penso che questo, in questi giorni, tante persone che come me vivono anche la didattica a distanza da casa capiscono bene quali potrebbero essere le potenzialità per il futuro. Ma oltre a questo ci sono tantissime norme che parlano e incentivano l'economia del nostro territorio, maggiore flessibilità nelle destinazioni d'uso, questa è una cosa che tantissime categorie economiche hanno sempre richiesto per consentire un miglior utilizzo di spazi, magari di capannoni dismessi, per le nuove imprese che si devono insediare sul territorio, così come incentivi per una vera riqualificazione della zona turistica che, badate bene, non deve però mai scadere e cadere nella speculazione della rendita immobiliare. Gli incentivi che abbiamo messo sono incentivi che vanno nella direzione di far trasformare anche le strutture dismesse, le strutture fuori mercato, perché purtroppo ce ne sono troppe, ma trasformarle sempre nell'ottica di servizi e destinazioni a supporto dell'industria turistica. Su questo credo che il combinato disposto di due fattori, delle nuove norme che stiamo introducendo, ma anche di un mercato che in questo momento ha fatto crollare il prezzo di molti, molti immobili, penso che sia veramente l'occasione per far sì che ci sia una rigenerazione che accompagna i grandi investimenti che l'amministrazione comunale sta facendo anche sui lungomari, ma accompagna una rigenerazione di quella fascia turistica sempre al servizio del turismo. Su questo faremo anche una grande campagna di informazione insieme alle categorie per spiegare quelle che sono veramente le nuove opportunità e per cercare di cogliere al meglio, come Rimini ha sempre saputo fare, le nuove opportunità che anche nei momenti di crisi come questa comunque possono esserci e le quali devono essere percorse in tutte le maniere, con tutte le energie e con tutta la passione.